Allora, noi stiamo, io sono in ATER da 3 mesi, mi ha nominato il commissario Tamburino. Abbiamo cominciato, su fresco fresco, voi da 30 anni, io da 3 mesi. Ma non vuol dire nulla questo, non vuol dire nulla, non è perché sono da 3 mesi, dico, no, non sono, sto 3 mesi, ma non importa, no, stiamo cominciando a vedere, a girare per i nostri quartieri, dove ci sono i cittadini che abitano nelle case dell'ATER, che sono mie, che sono vostre, che sono del paese, no, che sono di tutti, che sono di tutti. Prendo un po' di appunti, alcune cose se riusciamo le risolviamo, no? Lo so anch'io questa cosa dell'ASL, me l'hanno detta ieri, quando ho detto vado all'Abaro, te ne raccontano un paio, me l'hanno raccontato, lo so, l'ho scoperta anch'io ieri. Allora, alcuni appunti li prendiamo, alcune cose le possiamo risolvere, altre sono molto complicate, ma non vuol dire, no? Le cose complicate vanno divise in cose meno complicate e si provano a risolvere. Io questi giri li faccio per conoscervi, per farmi conoscere, dovrei dire per chiedere scusa, non lo so, non, con le scuse si risolvono poco le cose, no? Chiedo scusa, tanto l'ascensore rimane quello che è, la casa rimane quello che è, il signore continua a abitare nella roulotte, no? Quindi non c'è da chiedere scusa, c'è da cominciare, da provare a fare delle cose, no? Noi abbiamo bisogno di farle assieme, capisco che chiedere fiducia è difficile, chiedere fiducia è difficile e per chiedere fiducia bisogna prima cominciare a fare delle cose e poi magari chiederla, no? E allora le dico, inizio dicendo come la penso io su alcune questioni più generali e poi entriamo nel particolare. Io ho sentito, scusate, forse sono arrivato anche un attimo in ritardo prima, ma insomma ho sentito il primo intervento che ha detto la casa è un diritto, ma è evidente che la casa è un diritto. È evidente che secondo me il nostro mestiere, il mestiere di ATER, di ACP, dell'istituto, come molti di voi ancora continuano a chiamarlo, è quello di dare casa a chi casa non se la può permettere in altro modo. Quindi questo è il mio mestiere. Era il mio mestiere prima, deve essere il mio mestiere adesso. Io dico a tutti, e molte volte sono anche frainteso, la casa dell'ATER non è per tutta la vita. Cosa vuol dire che non è per tutta la vita? Io spero sempre che quando do la casa a una famiglia, quella famiglia dopo un po' di anni, dopo magari riesca ad avere soldi, riesca a vincere la lotteria, riesca a trovare un lavoro, riesca ad avere delle opportunità per poter andare da un'altra parte e lasciare quella casa perché io la possa dare a un altro. Questo vuol dire che l'ATER, la casa dell'ATER non è per tutta la vita. Ma cosa vuol dire questo? Che io sono contrario a venderle. Io sono contrario a venderle. Abbiamo avuto molte leggi, no? Che fanno in modo che ci sono dei diritti. Io ho molte persone che giustamente dicono ma come sei contrario? Io ho fatto la domanda, io ho il diritto di comprarla. È vero, è giusto, lo guardiamo, lo analizziamo, lo studiamo, ma in questi anni, coi soldi a cui, coi prezzi a cui noi abbiamo venduto le case, ecco, non siamo riusciti neanche a fare la manutenzione e questo non è giusto. Noi dobbiamo vendere le case, quelle che qualcuno che abbiamo messo in vendita, quelle che valgono di più, quelle che sono nei quartieri belli, quelli che valgono un sacco di soldi, per poter avere soldi per realizzare case nuove, per mettere a posto case vecchie, per fare la manutenzione delle case nuove. Questo è quello che io penso, ma io non sono il padrone dell'ATER, no, il padrone dell'ATER, a parte voi, è la Regione Lazio, no? Quindi ci sono delle norme che fa la Regione, ci sono un altro interlocutore fondamentale che è il Comune di Roma, che è quello che decide a chi assegnare le case, no? A me mi torna una casa, io il giorno in cui ho una casa non posso metterci dentro una persona, una famiglia, un nucleo, e poi parliamo anche dei giovani, un nucleo, non lo posso mettere perché questa cosa la deve fare il Comune di Roma. E allora il mio commissario pochi mesi fa, che ha colto questo problema, ha detto caro Comune di Roma,
facciamo un accordo, mettiamoci d'accordo, perché le case vuote devono essere riempite subito. Io lo so che ho un sacco di case con le porte, non le mettiamo più le porte, perché io non vendo porte, ho detto al Comune di Roma, blindate intendo, quelle normali magari le mettiamo. Non voglio mettere le porte blindate nelle case, ci voglio mettere delle famiglie, ci voglio mettere chi ha bisogno. Per fare questo abbiamo provato insieme al Comune a fare una squadra assieme, cerchiamo di ridurre i tempi, cerchiamo di assegnare in modo più veloce. So che il Comune in questo momento sta riuscendo a muoversi un po', ad assegnare con una maggiore velocità. È sufficiente? No che non è sufficiente. Io oggi mi dicono che ho circa 100 case vuote, ho paura di averne di più, vi dico la verità, ho paura di averne di più. Non lo sapete, ma secondo me anche 100 case sono troppe. 100 case sono troppe, il massimo devono essere quel numero di case che devono essere messe a posto, che devono essere aggiustate. Per il resto dobbiamo riuscire, ed è questo l'impegno che ci vorremmo prendere, ad assegnare con la massima velocità. Molte volte per assegnare con la massima velocità bisogna fare una cosa semplice, no? Bisogna dire a quello che entra, ti vuoi dare un'imbiancata da solo? No, bisogna dire a quello che entra, certo, se manca è un frutto all'interruttore, troviamo il modo di metterlo, no? Te lo scalo dall'affitto, insomma, facciamo qualcosa, stiamo cercando di fare anche questo. Qualcuno ha detto, noi abbiamo, forse lei ha fatto una proposta, ha detto, ma insomma, siccome intanto le camere ce le puliamo da soli, dici, ma perché non ce lo scalare dall'affitto? Stiamo cercando di fare una norma con la Regione Lazio, si chiama autorecupero, ma insomma, voglio dire, quello che si chiama, no? Che vuol dire questo? Vuol dire che arriva qualcuno dei nostri, se ci riusciamo, signora, se ci riusciamo, vuol dire che arriva qualcuno dei nostri, vede il danno, e se il danno non è grave, non c'è bisogno delle permessi, non c'è bisogno delle cose, valutiamo quant'è, lo vuole fare da sola. In alcuni quartieri dove siamo andati, mi sembra a Tor Sapienza, siamo andati e ci hanno detto anche di più, ha detto guardi, noi abbiamo pure un bel gruppo di, come dire, di giovani disoccupati che lo farebbero loro, no? Ecco, e allora a fare questo aiuta anche certe volte a trovare lavoro. Certo. E vengo al discorso dei giovani, è evidente che la famiglia, voi avete anche qualche anno più di me, insomma, no? Qualcuno ha l'età mia, molti hanno qualche anno più di me. Allora è evidente che le famiglie vostre, quando siete venuti qui, non sono più le famiglie di oggi. No, noi abbiamo oggi la lista del Comune di Roma, che mi sembra sia fatta da 8.000 richiedenti, 8.000 non sono pochi, 8.000 nuclei richiedenti non sono pochi, no, hanno moltissime famiglie diverse, no? Per esempio gli stranieri che sono venuti e si sono nazionalizzati italiani, no? Hanno di famiglie fatte da giovani coppie che sono in due, no? E non hanno ancora figli, no? Quindi c'è un mondo diverso di famiglie, ci sono gli studenti, i ragazzi, quelli che non sanno dove andare a abitare e devono pagare 400-500 euro a stanza nel centro di Roma, che non sono nelle liste perché non fanno parte di quelle liste. Questo è il mondo che oggi ha bisogno di avere una casa popolare. E io spero e noi speriamo che lo IACP, l'ATER, quello che è oggi, sia il modo per poter dare a questa gente una casa popolare. Io lo so che 400-500 euro, 600 euro, quello che si chiama in qualche modo affitto sociale, è pagabile da poche persone oggi in Italia di quelli che hanno bisogno di casa. No. Molta gente non è in grado di pagare questi affitti e quindi c'è bisogno ancora di case popolari. Noi stiamo cercando di chiedere, l'altro giorno l'ho chiesto, ho alzato la mano, ho detto a Roma, ho alzato la mano vuol dire ho preso un pezzo di carta, ho fatto quattro conti il mese scorso con i miei tecnici e abbiamo detto per dare una prima sistemata di manutenzione ci servono circa 110 milioni su Roma. No. Ne abbiamo zero, zero, l'abbiamo preso, abbiamo detto, però non l'abbiamo detto in modo generico, perché dirlo in modo generico si ottiene una risposta generica. Abbiamo detto dove? La copertura di via tal dei tali, il pavimento di quell'altra parte, assommano a 110 milioni. Non mi chiedete cosa ho messo per l'Abaro perché non me lo ricordo, ma qualcosa ho messo, abbiamo messo i miei tecnici anche per l'Abaro, e se non l'abbiamo messo troveremo il modo di metterlo, e l'abbiamo chiesto alla Regione. Il Governo ha stanziato nel, mi sembra, triennio 500 milioni in tutta Italia. È vero che sono pochi, però è anche vero che l'emergenza abitativa che c'è a Roma non c'è a Bologna.
non c'è a Bologna. A Bologna il direttore dell'ATER si vergognava a dirmi che ha il 4-5% di morosità. Su Roma ci abbiamo il 35-40, ma io capisco che quel 35-40 non è dato dalla non volontà, no? Dalla cattiveria, non è che siamo tutti illegali a Roma, no? Ci sono dei motivi per cui a Roma è difficile per molta gente riuscire a pagare l'affitto. Questo lo sappiamo e sappiamo anche che dobbiamo trovare il modo per dare una risposta. 110 milioni li abbiamo chiesti l'altro giorno in regione, non vuol dire che ce li danno. Non vuol dire che ce li danno. Quando gliel'ho chiesti mi veniva da ridere. Io lo so che ve ne chiedo tanti. Ve ne chiedo tanti per andare, ma è il minimo che serve. Questo non risolve le problematiche di Roma. Regione, col comune stiamo cercando quindi di velocizzare i tempi delle assegnazioni, le lettere, quindi entro un po' nel mezzo di alcune cose, le lettere. Allora, noi quando sono arrivato avevamo un problema, noi ogni 5 anni mandiamo una lettera a tutti. Che dice, caro Moroso, no, 18.000 sono state le lettere che sono partite. Cioè, caro Moroso, devi pagarti i soldi, se no, ecco, abbiamo provato in questo momento a fare una cosa un po' diversa, no, forse non c'è riuscita molto bene, la lettera forse non è... non contiene quello che noi volevamo raccontare. Ma io ve lo racconto. Noi vorremmo che noi e voi in qualche modo ci regolarizziamo, ci mettiamo d'accordo. Su 18.000 lettere che abbiamo mandato, nell'arco di 20 giorni, 25 giorni, sono arrivate 2.500 persone lì. Da noi ci sono arrivate già... Paccone che adesso stanno guardando, di mail, di lettere, e tutti quei 2.500, quasi tutti, non dico tutti, sarebbe una bugia, quasi tutti hanno trovato nei nostri uffici una soluzione. Molte volte, lo devo dire, i conti forse non sono per prefetti, non sono sbagliati, devo dire la verità, alcune volte sono sbagliati, alcune volte non lo sono. Riceviamo più di 120 persone al giorno, il lunedì e il martedì faccio un po' di pubblicità, mattina e pomeriggio, lunedì, martedì, giovedì e venerdì i nostri uffici a Tor di Nona sono liberi, sempre pronti, disponibili, si può venire lì oppure si può anche prenotare con internet, chi ce l'ha, chi è capace, capisco che non tutti ce l'abbiano, però è possibile prenotare, abbiamo prenotazioni già fino a giugno, il mercoledì. Lo sa bene Naffo e altri, è aperto alle associazioni, ai comitati, a chi vuole venire lì con le deleghe, le cose, e cerchiamo di trovare delle soluzioni il più possibile. Noi vogliamo regolarizzare, stiamo cercando di sanare le situazioni dell'87, tutte le sanatorie, chi arriva lì con dei debiti, con delle sanatorie da risolvere, vorremmo che andasse via con un contratto. C'è chi il contratto non ce l'ha dall'87, vorremmo che andasse via con un contratto. Dall'81. Abbiamo dei piani. Dall'81, mi perdono. Abbiamo dei piani di rateizzazione. C'è il fine a 120 giorni, per chi ricordo 42, 120, insomma ci sono tante cose. Ho fatto inserire nella lettera, e anche questa è la verità, chi non riesce neanche in quel modo. Chi ci racconta, chi ci dimostra che non è in grado neanche in quel modo, io ho detto a chi coordina questo lavoro, mettili tutti da parte, li vediamo direttamente, li vedo io personalmente. Ce ne sono, ma ha detto che già ce ne sono un po', spero che su 2.500 non ce ne siano 2.000, perché vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Ma ha detto di no, però un po' ce ne sono. Questo è l'approccio, l'atteggiamento che noi vorremmo avere, ed è il motivo perché siamo qua. Se ci aspetti, però il passato è passato, per voi, che molti hanno occupato le case, non dico qui, ma insomma in altre situazioni degli anni 70 in poi, no? Noi abbiamo 6.000 case occupate. Lo dico qui come l'ho detto in altre situazioni, lo dico sempre a tutti. È evidente che quei 6.000 non sono 6.000 persone che hanno case da altre parti, soldi, miliardi. Ce ne sarà una percentuale, no? Ci sarà una percentuale di quei 6.000 che non hanno, come dire, nessuno ha diritto di occupare una casa, diciamo la verità. Però è evidente che in quei 6.000 c'è chi ha, come dire, bisogno comunque di una casa. No, ha fatto un atto illegale ma ha bisogno comunque di una casa.
quelli che hanno bisogno comunque di una casa. È l'ultimo delle nostre idee in questo momento mettere in mezzo una strada. Noi abbiamo avviato una politica di sfratti insieme al comune. Ti sentite? Forse ci siamo sbagliati, quello è un caso particolare, lo abbiamo analizzato, lo stiamo verificando, ha delle complessità che poi magari ne parleremo. Ci sono alcuni, due o tre casi particolari ogni tanto che emergono, no? Ma la politica degli sfratti che noi abbiamo avviato è ad alcune condizioni, chi ha alto reddito e chi ha altre case. Qual è il problema? Questo, chi ha altro reddito e chi ha altre case deve lasciare le case dell'ATER per dare le case dell'ATER a chi ne ha bisogno. Molte volte ci troviamo in delle situazioni, in delle condizioni che voi sapete benissimo, no? Io sfratto Mazzetto, poi vado dentro lì e invece di Mazzetto ci trovo un'altra persona che magari, quello me lo dice lui, ha anche pagato per stare lì. Questa è una situazione, come dire, intollerabile dal nostro punto di vista. È chiaro che ci mette in grandi difficoltà, no? Il comune cerca di trovare delle soluzioni per quella persona, ma crea una situazione di grande difficoltà. Devo dire la verità, su 50, poco più di 50 sfratti che abbiamo fatto a partire da dicembre, dico poco più, ma negli anni passati non si sono mai fatti, ma questo non ha risolto il problema della casa. Il non aver fatto gli sfratti, non aver preso con forza la problematica della casa e dell'ATER, non ha risolto il problema della casa per Roma. Il problema della casa per Roma è rimasto uguale a quello che era prima, e dirò di più, è ritornato ad essere quello il problema della casa a Roma degli anni 70, cioè dopo decenni in cui si pensava, il paese pensava che si potesse risolvere il problema della casa con il dare alla gente soldi attraverso le banche per comprare casa, stiamo riscoprendo che l'unico modo per poter risolvere il problema dell'emergenza abitativa è quello di tornare all'edilizia popolare, di rioccuparsi dell'edilizia popolare. Allora, se quello non è stato, no, non ci sono, non è, il comizio lo facciamo fare ai comunisti italiani, non a me. Allora, rioccuparci del problema della casa vuol dire tornare alla legalità. Chi non deve stare nelle nostre case perché ha alti redditi, perché cosa, deve andare via. Ci possono essere degli sbagli in questa, ci possono essere. Benissimo. Allora, noi stiamo verificando, noi un po' di cose abbiamo cominciato a farlo. Noi stiamo verificando sui censimenti dell'anno scorso, degli anni passati, senza che, io so che molti di voi negli anni scorsi hanno detto che devi andare al CAF, devi fare queste cose complicate. I redditi ci sono, basta mettere a posto, riguardare, studiare un attimo i dati dell'Agenzia delle Entrate e le cose si scoprono. Lo stiamo facendo, vogliamo cominciare a farlo. Avremo dei risultati a breve? Non lo so. E quindi è per quello che non voglio gli applausi, non lo so. Per l'applausi fra 3 anni se saremo ancora qui. Allora, questo è quello che noi vorremmo cominciare a fare. Le manutenzioni. Io ho firmato un contratto per 15 milioni, non sono tanti, per 15 milioni di manutenzioni il 1° di marzo. So che erano stati fermi. Abbiamo avviato dei contratti per il verde, abbiamo cambiato i nostri funzionari 10 giorni fa, li abbiamo ruotati, non abbiamo mandato via nessuno, tutti devono lavorare, però li abbiamo ruotati, perché tenere le persone sempre a occuparsi delle stesse cose non è bene. Abbiamo avviato dei contratti per il verde e mi dicono quando vado in giro che questo verde poi viene tagliato male, viene fatto male. Vi dico qual è il mio sogno. Il mio sogno sarebbe che il verde, questo, quelle cose così, come dire, non potessi non metterlo in conto a nessuno e ciascuno se lo mettesse a posto di su. Bravo, come abbiamo fatto sempre noi. I soldi che hanno incassato verranno restituiti. I soldi che hanno incassato. Non sono buone. I soldi che abbiamo e cosa? Ma noi, ragazzi, ci proviamo, verranno
da agosto mi sembra, se non mi ricordo male, da agosto a dicembre, perché a dicembre so che è partito un contratto, l'abbiamo firmato i primi di gennaio. Il mio problema è non solo quello, ma che a questi contratti devono corrispondere delle prestazioni vere. La gente deve lavorare bene, come si fa molte volte, voi lo sapete, noi siamo un'azienda di 500 persone. Forse un po' troppo, però ripeto, siccome nella vita devono lavorare tutti, io credo che l'importante non è diminuire il numero di persone, ma lavorare di più, lavorare meglio, neanche di più, lavorare meglio. Questo stiamo cercando di fare, ma abbiamo bisogno, come l'abbiamo fatto in altre realtà, a Tor Bella Monaca lo stiamo facendo, a Tor Sapienza lo stiamo facendo, a San Basilio ci andremo a breve, vogliamo che ci sia, come dire, un rapporto con chi abita nelle nostre case che ci aiuti loro, aiutateci a dire quando quelli del verde non vengono. Io, per dirla chiara, io ho cambiato il funzionario, però uno è, 46.000 siete, e quindi ho bisogno, abbiamo di bisogno di... Perché non rispondono più? Non so se rispondevano prima, noi stiamo cercando... Allora, questo, signora, questo, come dire, fa parte... Questo... Sì. Il telefono che non rispondiamo, la manutenzione, lo so, ve li dico quali sono i problemi. Allora, se io dovessi venire qui, se io dovessi, fossi dovuto venire qui per sentire le cose che non vanno, mi seguo, siccome sono già stato, Adecima, Torre Maura, Tor Bella Monaca, quelle che vi dico io, le so. No, quindi è unanime la questione, è unanime. Ho anche, accetto anche il fatto, no, di risentirmele dire ogni volta. No. Vi dico anche di più, che è chiaro che ci sono delle situazioni. Ci sono delle situazioni che noi abbiamo più difficili di altre. No. E allora, certe volte, e qui molti di voi sono genitori, come lo sono io. Certe volte uno, come dire, dà più retta al figlio che ha più problemi che non a quello che ce n'ha meno. Ecco. Voi siete un figlio che ha problemi. Non tanti, signora, c'è chi ce n'ha tantissimi. Questo discorso l'ho fatto l'altro giorno, l'ho fatto a Decima, dove tutto sommato, come dire, no, e se la passano bene. Quindi, e giustamente gli ho detto, non vi preoccupate, perché non è che vi trascuro, non è che l'ATER vi trascurerà. Però è evidente che l'ATER in un certo qual modo, no, quando riesce a recuperare dei soldi, quando raschierà il barile, certe volte per questo motivo magari mette un po' di soldi da una parte qua e molti un po' di più da un'altra. No, questo è così, no, ve lo dico subito, no, perché le situazioni sono tante. Finisco subito. Questo è quello che stiamo provando a fare. Io vi invito, quelli che hanno ricevuto le lettere, venite a trovarci. Se vi è difficile venire fin lì, fate venire. Hanno fatto, le lettere perché non devono comprare. No, signora, per la comprare. Non ci sono per le comprare. Qui io so che qui pochissime case, no, su 5 lotti mi sembra 3 sono tutti nostri, quindi qui non ci pone il problema del comprare. Non si pone qui il problema del comprare. Noi chi ha anni fa sono state vendute delle case, lo sappiamo. Questo ci crea delle difficoltà, no? Ci crea delle difficoltà, perché quando noi vendiamo delle case abbiamo dei condomini misti, quindi abbiamo dei posti dove noi magari abbiamo pochi alloggi, altri dove ce ne abbiamo di più, e questo è un problema, è un problema. Per dirla chiara, la regione quando ci ha chiesto quanti soldi ti servono, mi ha detto dimmi quanti soldi ti servono, ma io te li do nei condomini che sono tutti tuoi. Non nei condomini che sono misti. Allora io devo poi però risolvere anche i problemi dei condomini misti, e questo sarà un problema ulteriore. Chi l'ha creato sto problema? I primi gli altri 30 anni, ma lo dobbiamo risolvere noi, non è perché l'hanno creato quelli di altri 30 anni
possiamo far finta di nulla. Ecco, io mi fermerei, perché questo, come, se no mi annoio, come ho detto, questo incontro è per me per conoscervi e spero serva per conoscerci assieme. Sicuramente ne faremo altri, magari quando fa un po' più caldo. Magari quando fa un po' più caldo. E più che altro perché mi faceva ovviamente, credo anche a voi, piacere che qualcosa la dica il commissario prima che ci congeliamo. Grazie.